oggi è quella di accennare a circuiti integrati di potenza e vedere che uso si può fare di materiali alternativi. Dunque, i dispositivi di potenza sono disponibili sul mercato in diverse forme e diciamo integrati con logica. E, diciamo, tutto dipende dal tipo di applicazione, tipo di correnti e tensioni in gioco, ma proviamo a vedere quali sono le possibilità disponibili andando diciamo, per livelli di integrazione crescente. D'accordo? Quindi partiamo dai moduli discreti. Moduli discreti sono transistori discreti, disponibili tipicamente singolarmente o in moduli di, diciamo, 2, 4, 8 transistori identici. D'accordo? Questa è la soluzione tipica per applicazioni di potenza molto elevata, per cui è l'unica soluzione disponibile, per esempio, per tensioni dell'ordine di migliaia di volt, correnti dell'ordine di migliaia di ampere. Quelli sono tutti i moduli discreti. Ovviamente anche a livelli di tensione più bassa e correnti più bassi ci sono disponibili dispositivi discreti. Però a livello di tensioni e correnti più basse sono disponibili anche scelte ulteriori. Più o meno questo è quello che abbiamo visto finora. E poi c'è la categoria a livello di integrazione successivo, che è quella cosiddetta smart power. Smart power, smart switches è una categoria in cui diversi costruttori europei sono presenti. È presente, per esempio, STMicroelectronics, è presente Infineon, è presente ION. E di che cosa si tratta in questo caso? Si tratta di avere sullo stesso wafer, quindi sullo stesso die, sullo stesso tassello di silicio, sia dispositivi verticali per funzionamento da interruttore controllato, tipicamente MOSFET in questo caso, sia dispositivi laterali per riuscire a implementare essenzialmente o i driver del dispositivo principale, quindi per esempio il circuito di pilotaggio della tensione di gate del MOSFET, oppure un po' di logica. Dunque, in questo caso c'è una limitazione in corrente e tensione, essenzialmente per il fatto che si tratta di MOSFET come dispositivo di potenza, MOSFET verticale in particolare, e quindi che cosa vuol dire? Che la corrente essenzialmente è limitata a un centinaio di ampere e la tensione, beh, qui c'è scritto minore di un kilovolt, in effetti come ordine di grandezza va bene, in realtà un kilovolt dal punto di vista dello standard industriale vuol dire 1200 volt, okay? In realtà è un kilovolt e due la tensione breakdown tipica commerciale, si va a 300, 600, 1200 su questi blocchi più significativi. Adesso vedremo qualche esempio di dispositivo smart power e tenete presente, in generale si tratta di comunque logica o circuiti di pilotaggio abbastanza semplici, quindi su poco, al massimo diciamo qualche decina di transistori per logica e azionamento. E allo stadio successivo di integrazione sono quelli che si chiamano high voltage ICs, cioè circuiti integrati ad alta tensione. Più o meno il range è lo stesso, di funzionamento si arriva fino a centinaia di ampere, fino a un kilovolt. In questo caso, in realtà, i dispositivi non sono più verticali, sono laterali e la tecnologia classica è quella che si chiama BCD ad alta tensione. BCD sta per Bipolar
CMOS e DMOS, dove DMOS è il MOS a doppia diffusione. A livello di integrazione più elevato c'è quello che si chiama High Density PMIC. Questa è una sigla che non so se avete ancora incontrato. PMIC sta per Power Management ICs, quindi circuiti integrati per la gestione della potenza. Sono circuiti integrati di potenza, essenzialmente quelli che si usano in applicazioni di potenza. In questo caso, tipicamente si tratta di un processo sempre BCD, quindi in cui a disposizione c'è sia il bipolare, sia il CMOS, sia il MOS di potenza, quindi con una tensione di breakdown elevata, però con una densità di integrazione più piccola, cioè densità di integrazione più elevata, quindi dimensioni di dispositivi più piccole, fa sì che in sostanza l'uso sia limitato a diciamo centinaia di volt. Quindi tipicamente sono applicazioni per nell'ambito computing, applicazioni per telefoni, calcolatori e altre apparecchiature portatili. Molto come dire, concentrato sulla parte portatile. D'accordo. Ora cerchiamo di vedere un pochino più in dettaglio come sono questi processi smart power e questi processi BCD. E cose abbastanza semplici. I processi smart power, vedete, sono essenzialmente processi in cui c'è un dispositivo verticale. Vedete, questo qua a sinistra è un power MOSFET verticale a doppia diffusione del tipo che abbiamo visto già insieme. Vedete, vi ricordate, il canale avviene qui. Si realizza qui sotto l'ossido e poi c'è questo trasporto qua nella regione di deriva che diciamo è responsabile della resistenza in conduzione e però è anche quello che vi dà la tensione breakdown elevata. Il drain sta sotto, quindi sulla faccia inferiore del wafer viene fatto il drain e vedete all'incirca con lo stesso processo si riesce a fare un dispositivo laterale. È un po' di logica laterale si riesce a fare per che per esempio svolge funzioni abbastanza semplici, anche perché in alcuni dei processi in commercio si riesce a fare soltanto un MOSFET a canale N, in altri c'è qualche passo di processo in più si riesce ad avere sia P sia L'N. Quindi si può effettivamente fare un po' di logica, diciamo, CMOS tradizionale. Vedete, in pratica, in sostanza, si sfrutta, questo è particolarmente semplice come processo, si sfrutta lo stesso ossido del power MOSFET anche per il MOSFET di logica, per cui viene un transistore che di fatto non potrà essere particolarmente piccolo, quindi la logica non è particolarmente ottimizzata, che deve essere semplice, è giusto consentire controllo del MOSFET. E l'isolamento si ottiene perché tipicamente il drain è il dispositivo a tensione più elevata, per cui le giunzioni PN tra la regione deriva e la well di tipo P in cui è fatto l'N MOSFET sono polarizzate inversamente e questo rende i dispositivi isolati l'uno dall'altro. D'accordo, quindi insomma, in sostanza, la P-well dell'N MOSFET è uguale alla diffusione P per fare il substrato del MOSFET verticale, no? Questo è lo stesso di questo, questo N più è lo stesso dell'altro N più, più o meno con piccole modifiche del processo. Vi potete immaginare che non si possa fare granché, anche perché quando il drain commuta, passa quindi a tensione quasi nulla quando il transistore conduce, a tensione molto elevata quando il transistore non conduce, c'è un sacco di disturbo sui MOSFET laterali. Quindi veramente si devono fare cose particolarmente semplici. Ci sono processi un pochino più
complicati. Faccio vedere quest'altra immagine. Questo è un processo ST, si chiama, questo si chiama, aspettate, questo si chiama non riesco a scrivere sopra. Perché non riesco a scrivere? Riesco a scrivere. Beh, si chiama VI Power, processo ST, ed è un pochino più complicato. In realtà, vedete, c'è sia il MOSFET a diffusione, questo qua, quello che vi ho fatto vedere prima, sia nell'ambito del processo ci sono anche altri dispositivi. C'è un CMOS disponibile, quindi CMOS viene ottenuto riuscendo a realizzare anche una NUL. L'aspetto, come dire, da tenere presente di questa soluzione è che si tratta di soluzioni in cui la parte di dispositivi per la logica, per basse tensioni, è molto sacrificata, è soggetta a notevoli disturbi e in sostanza viene isolata semplicemente perché il drain del dispositivo di potenza viene portato a tensione elevata. Allora, per i processi di più elevata integrazione, abbiamo detto tra i processi a più elevata integrazione, il processo principalmente utilizzato è quello che si chiama BCD. Quindi BCD sta per Bipolar, CMOS e DMOS, e in sostanza a che cosa servono? Sostanzialmente i bipolari vengono utilizzati per la realizzazione di circuiti analogici di precisione, essenzialmente riferimenti di tensione, band gap che vengono fatti con bipolari, la componente CMOS per la parte digitale e la componente DMOS per la parte di potenza, quindi da utilizzare come interruttore di potenza. È un tipo di processo che si è affermato come standard per la progettazione di potenza elevata integrazione negli ultimi 15 anni praticamente, ed è stato una cosa interessante da un punto di vista europeo. In realtà è che ST è stata uno tra i primi a introdurre il processo. Beh, si vantano di essere stati i primi, ma infatti in realtà nel giro di poco sono arrivati tutti. Attualmente non ha neanche la quota di mercato maggiore del BCD. È stato, come dire, un movimento più o meno contemporaneo. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che riuscendo a fare tutto integrato si riduce fortemente la necessità di avere bonding, che tipicamente, specialmente per applicazioni di potenza, è un punto di perdita di affidabilità. Insomma, il bond è un punto di rottura quando le correnti che passano sono elevate, localmente si può ottenere facilmente il surriscaldamento e quindi una rottura. Chiaramente il package viene particolarmente semplificato, perché si fa tutto sullo stesso pezzo di silicio, sullo stesso die, e questo di fatto rappresenta un significativo miglioramento dal punto di vista dell'affidabilità. Guardate, il package per l'applicazione di potenza è critico per l'affidabilità, perché di fatto è il package che è responsabile di gestire la dissipazione di calore, no? Quindi semplificare il package vuol dire semplificare il lavoro di smaltire il calore e quindi ridurre le possibilità di errore e di rottura. Avendo meno bond in giro e meno collegamenti, c'è anche un vantaggio dal punto di vista dell'EMI.
EMI sta per Electromagnetic Interference, quindi sono disturbi elettromagnetici che il circuito può ricevere o che può causare all'esterno. Trattandosi di, in generale, di sistemi switching, quindi che hanno frequenze di commutazione che possono variare tra qualche decina di kilohertz a qualche megahertz, in realtà possono facilmente indurre disturbi nei sistemi, causare disturbi nei sistemi vicini. Quindi più il dispositivo è compatto, meno fili sono presi, meno conduttori sono presenti, meno collegamenti sono presenti, più ridotto è il disturbo che si può causare all'esterno. E chiaramente tutto questo poi consente anche una maggiore integrazione, quindi una riduzione complessiva delle dimensioni. Questi sono i vantaggi. Di fatto, i vantaggi di gran lunga superano gli svantaggi, quindi generazione dopo generazione, come vi dicevo, la tecnologia BCD si è diffusa ed è come dire, la tecnologia con cui si fanno circuiti integrati di potenza. E lo svantaggio, che è anch'esso evidente, è che è presente tutte le volte che c'è una tecnologia mista, è che poi nessun componente della tecnologia è veramente ottimizzato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, gli ossidi tipicamente che si usano per la componente di potenza, per i transistori di potenza, che devono essere soggetti a tensioni più alte, quindi sono più spessi, vengono utilizzati anche per i transistori per i CMOS, che vuol dire, se uso ossidi spessi, i transistori devo farli un po' più lunghi, altrimenti posso avere effetti canale corto significativi, e quindi i transistori non sono ottimizzati per la logica digitale, okay? Non riesco ad avere logica particolarmente veloce con BCD, perché mi trovo ad avere ossidi spessi. E cioè, piccole cose di questo tipo. Di fatto l'ossido viene, non è neanche l'ottimo per il transistore di potenza, perché l'ossido viene fatto, come dire, di uno spessore intermedio tra le esigenze del dispositivo di potenza e quelle della componente digitale. Va bene. Come sono fatti? Vediamo, questo è il processo STBCD, è un processo non particolarmente. Tenete presente, questa è una descrizione di concetto, okay, non è una descrizione particolarmente dettagliata, però vedete, il punto che voglio sottolineare è questo: per ridurre e minimizzare chiaramente i passi di processo, che vuol dire cercare di tenere i costi sotto controllo, si usano gli stessi passi di drogaggio per aree diverse, per componenti diverse del processo, per cui questo fa sì che non si riesca a ottimizzare perfettamente. Per esempio, vedete, quello è bipolare, questo è il CMOS, la parte grigia è la parte. È drogaggio N-, i colori indicano drogaggi differenti. Una parte grigia è la parte epi drogata N-, che fa la zona di deriva. D'accordo? Chiaramente quella serve soprattutto per il DMOS, ma rappresenta di fatto. Mi serve per il DMOS, ma rappresenta anche la regione N dove realizzo il PMOS, e invece quella parte celeste, che è una regione drogata P, che rappresenta la P-well dove faccio l'NMOS, mi fa anche da base per il bipolare. D'accordo? Mi fa da base per il bipolare e mi fa da substrato per il DMOS. Quindi, di nuovo, uso lo stesso passo di processo, non verrà ottimizzato, verrà come dire, un valore di drogaggio e di profondità che magari non mi rende, non mi massimizza il beta del bipolare. Okay. Questo per capire per quale motivo si tratta di ottenere un compromesso non fantastico da nessun punto di vista. Tenete presente, ormai i bipolari sono limitati a poche applicazioni dal punto di vista della logica,
e della progettazione integrata, e di fatto ormai direi bipolari si trovano soltanto in un processo BCD. Fuori da un processo BCD, bipolari, un processo solo bipolare ormai non c'è più, bipolari si trovano fatti così, quindi non sono mai veramente ottimi. Si trovano i bipolari come discreti, specialmente per applicazioni di frequenza molto elevata, ma in circuiti integrati li trovate soltanto in processi BCD disponibili. Altre cose da vedere là, più o meno è tutto abbastanza evidente, conoscete come è fatto un processo CMOS, chiaramente questa parte violetta è lo stato sepolto, no? D'alto drogaggio per riuscire a minimizzare la resistenza di collettore nei bipolari e di drain nei DMOS, in modo che il contatto di drain praticamente viene portato virtualmente qua. Questo è quello che si chiama sinker, no? È un drogaggio N più che va a toccare lo strato sepolto, in modo che poi il dispositivo effettivamente possa più o meno svilupparsi in verticale. Vedete, in questo caso riusciamo ad avere un MOSFET a doppia diffusione utilizzando lo strato sepolto, anche se i contatti sono tutti dalla stessa parte. Okay? Chiaramente c'è una perdita dal punto di vista della resistenza serie rispetto al contatto direttamente sotto, come vi potete immaginare, che comunque questo percorso per riportare il contatto sopra avrà una resistenza, ma chiaramente c'è il vantaggio di poter avere poi su una stessa piattaforma tutto integrato. D'accordo? I sinker fanno anche no, questo non ho spiegato che cos'è, questi qui servono a fare l'isolamento, vedete, c'è in sostanza una parte che si fa direi che questo dovrebbe essere un P profondo, un pilastro di tipo P. Non mi sbaglio se dico P, vero? Perché i contatti sono P. Sì, vedete, credo che questo qui, ora non sono sicuro, però credo che questo celeste più scuro e celeste più chiaro corrisponda più o meno a questo. Mi danno uno strato P qua che serve a isolare i dispositivi adiacenti. La parte grigia è N, questo strato P isola i dispositivi adiacenti ed è collegato fondo, al substrato. Va bene. Negli anni ci sono stati parecchi dispositivi BCD che si sono susseguiti nel tempo, come ci si può aspettare, con progressiva riduzione delle dimensioni minime e con un incremento della complessità e del tipo di diciamo, caratteristiche disponibili. Questo per darvi un esempio è più o meno dove ci siamo fermati adesso, perché SET si è fermato a BCD8 adesso, ha ancora in cantiere un processo BCD 90 nanometri, ma ancora non è disponibile. Vedete, in pratica è stato introdotto all'incirca gli anni 80, il cosiddetto BCD1, adesso che aveva una tensione di 60 volt, questo per alta densità di integrazione, ed era fatto semplicemente con 12 maschere, che è la stessa cosa che serve per fare un processo BCD, un processo BJT. Quindi diciamo il primo BCD è stato essenzialmente derivato da un processo bipolare e poi di fatto è diventato un processo come dire, più simile, sempre più simile, poi derivato dal processo CMOS. Successivamente vedete BCD1 4 micron, BCD2 2 micron e mezzo, BCD3 1 e 2 micron. Ecco, tenete presente che quando è uscito il BCD3 il CMOS andava già a 0,25. Ok, quindi è un processo che sta significativamente indietro rispetto al processo CMOS, come dire, per alta densità di integrazione. Però vedete già la terza generazione aveva un processo CMOS con doppia UL, le memorie non volatili a bordo, le memorie non volatili richiedono di fare un doppio poly, quindi un secondo strato di poly e tre livelli di metal. Processo più recente è questo recente DST, è questo 0,18 CMOS, sono 6 livelli di metal con le non volatili disponibili, quindi il doppio poly.
Ci sono analogamente processi, vedete, il processo freescale praticamente, prima Motorola, poi Motorola ha, come dire, ha liberato la divisione semiconduttori, che è quella che si chiama freescale, ed è più o meno parallela come evoluzione. Texas Instruments ha il processo BCD e fa i volumi maggiori. TSMC, che è una fonderia, ha il processo BCD per terzi, adesso ha disponibile un 110 nanometri, e beh, UMC praticamente allineata, e GlobalFoundries lo stesso. IFX e Infineon, anche Infineon ha un processo BCD, sembra, ce l'ho qua una foto, giusto per fare aspettate, faccio vedere. Ecco, questo è un processo BCD 130 nanometri di Infineon, per far vedere più o meno come è fatto. Dovreste riconoscere le stesse cose che vi ho fatto vedere nell'immagine a colori di ST. In pratica, ora non mi sta funzionando la penna, però avete un substrato di tipo P sotto, poi questa è la parte N-, questo è lo strato epitassiale, quindi questa qui è la regione di deriva. Questo qua è lo strato sepolto, va bene? Questa è una deep trench isolation. In questo caso l'isolamento viene fatto proprio scavando e riempendo con ossido, quindi un isolamento particolarmente compatto. E poi diciamo, questo è il livello su cui vengono realizzati i transistori, la P-well che dicevamo, in cui vengono realizzati i transistori tipo N. I transistori tipo P sono realizzati direttamente sull'EPI, e poi questi sono i livelli di metal, sono 5 in questo caso. I primi 4 li vedete qui, e poi c'è il quinto, che è quello che ha, come potete immaginare, la responsabilità di portare la corrente maggiore, che è nettamente diverso dagli altri. Quindi in sostanza questi vengono utilizzati per logica e segnale, il livello più alto è dove passa la corrente alta, corrente elevata. Differenza è significativa. Questo è un 130 nanometri, più o meno allineato con gli altri. Vedete, e per il fatto, probabilmente non c'è bisogno di sottolinearlo, ma non so se vi avevo già accennato al fatto che sui processi CMOS per elevata integrazione, quello che è successo negli ultimi anni è che c'è stato un forte consolidamento dal punto di vista industriale, nel senso che in pratica è diventato sempre più costosa la produzione. Una fab adesso, processo 10 nanometri FinFET, costa 10 miliardi da mettere su. 10 miliardi di dollari, quella è la taglia. Per cui di fatto, chiaramente, questo incremento è stato progressivo, nel senso la fab più avanzata è costata, ha superato il miliardo circa 10 anni fa, adesso costa 10 miliardi, e che è successo? È successo che progressivamente un sacco di produttori di circuiti integrati hanno abbandonato, no? Hanno, come dire, hanno detto l'investimento troppo per noi, non abbiamo volume sufficiente per seguire. Questo per esempio è successo con ST. ST si è fermata a 28 nanometri. In realtà anche il processo a 28 nanometri di ST per la logica è poco utilizzato, e quindi diciamo, lavora a volumi inferiori alla capacità produttiva da tanto tempo. Per questo ST ha abbandonato l'idea di andare più in basso. E sono rimasti giusto per fare una digressione, sono rimasti sui circuiti integrati ad alta densità, in pratica soltanto 5 produttori. C'è rimasta Intel, che fa adesso, quest'anno esce 10 nanometri FinFET, poi c'è Samsung, poi ci sono e basta come produttori, come dire, in proprio. Sia Intel sia ST adesso fanno anche da scusate, sia Intel sia Samsung fanno anche da fonderie. Per Intel è una cosa nuova, però Intel offre 22 nanometri dall'anno scorso a terzi come fonderia, okay? Samsung l'ha sempre fatto,
sapete, è una cosa abbastanza conosciuta, che non, fino a poco tempo fa una buona parte, una frazione elevata dei chip del processore dell'iPhone viene fatto da Samsung, no? Adesso hanno abbandonato, però insomma, fino a poco tempo fa così veniva. Hanno abbandonato per la 11, ma insomma così avveniva. Poi le altre tre sono TSMC, UMC e GlobalFoundries, che sono tre, come si dice, fonderie pure play, cioè che fanno solo le fonderie e che hanno in realtà processi tutti e tre di tipo FinFET, diciamo, con dei numeri diversi da quelli Intel, ma insomma c'è un sacco di polemica su cosa vogliono dire i numeri, come si contano, come si attribuiscono. Di fatto tutti e tre dicono che sono pronte per un processo 7 nanometri e Intel dice che il loro 10 nanometri è più piccolo dei 7 nanometri degli altri. Però questa è la polemica, probabilmente è vero, tenete presente ormai quei numeri valgono relativamente, significano poco, non sono più legati alle lunghezze di canale, sono numeri come dire, dimensione equivalente dal punto di vista della densità di integrazione. Anche perché il dispositivo è fatto in verticale. Quindi, come dire, un 7 nanometri vuol dire che rispetto a 70 nanometri, nella stessa area ci stanno 100 transistori, 100 volte tanto i transistori. Okay? Non vuol dire che è 10 volte più piccolo in tutte e due le direzioni, perché chiaramente cambiando poi la forma dei transistori è difficile fare confronti. Ok, fine della digressione. Cosa è successo nel frattempo? In Europa soprattutto, che chi ha mollato la parte di circuiti integrati ad elevata densità di integrazione si è spostato su settori in cui fossero necessari investimenti più piccoli, ma ci fossero quote di mercato. Per esempio, la potenza è uno di questi. Quindi, perché la potenza? Perché tanto la potenza sta indietro. Come questi processi 130 nanometri BCD, 180 nanometri BCD sono processi più avanzati dal punto di vista del circuiti integrati di potenza, per cui le fab costano più o meno, cioè, quanto costavano i 90 nanometri digitale, 130 nanometri digitale. Quindi sono fabbriche che si possono permettere, per cui quello che è successo è che negli ultimi anni ST si è spostata fortemente sulla potenza dal punto di vista della produzione. Infineon si è spostata solo sulla potenza. Texas Instruments si è spostata in gran parte sulla potenza, a seconda del tipo di, diciamo, con questo motivo. E questo dal punto di vista geografico fa sì che in Europa la componente di progettazione di circuiti integrati per applicazione elettronica di potenza sia di gran lunga dominante adesso. C'è quello e c'è l'analogico, diciamo, più o meno per applicazioni di tipo sensoristico, anche quello sta un po' indietro rispetto al digitale, per cui effettivamente le fab, le fonderie ci sono in Europa. In parallelo, le fonderie classiche, quindi essenzialmente TSMC, hanno reso disponibili processi BCD particolarmente buoni, per cui quello che diciamo, si è visto diffondersi fortemente sono società fabless, imprese fabless che fanno circuiti integrati di potenza utilizzando tipicamente TSMC, okay? Quindi utilizzando fonderie esterne. Questo perché contemporaneamente il mercato è cresciuto parecchio, soprattutto per le applicazioni mobili, per quello che ci si aspetta dall'auto elettrica, per le energie alternative che richiedono volumi elevati di dispositivi e circuiti di potenza. E quindi abbiamo avuto contemporaneamente un mercato che cresce, dall'altra parte bisogna uscire da un mercato che non è più, che non ci si può più permettere perché i costi di investimento sono troppo elevati e questo è uno spostamento che negli ultimi anni si è visto, evidente. Quindi le imprese tradizionali europee nel settore dei semiconduttori che si spostano sulla potenza, cioè in generale un po' sull'analogico, e le
e la nascita di tante imprese soltanto fabless che realizzano circuiti integrati di potenza. Dialog Semiconductor, che è un design center qua, è una di quelle. Silicon Mythos, che è un design center a Pavia, è una di quelle. Cioè, ce ne sono effettivamente in numero particolarmente elevato. Vabbè, insomma, fine della parentesi. Allora, dunque, dal punto di vista delle tecnologie, ci fermiamo qui, d'altra parte non è un corso di tecnologie. Dunque, dal punto di vista dell'utilizzo dei circuiti di potenza, voglio far vedere un grafico interessante che non avevo fatto vedere quando avevo raccontato gli IGBT e vari transistori. Adesso colgo l'occasione di farlo. Vedete, questo è una cosa che è su Wikipedia, quindi effettivamente è facile e accurata. E allora, cosa mostra? È un grafico tridimensionale che mostra l'utilizzo di vari tipi di dispositivo in funzione del tipo di applicazione dal punto di vista di livelli di tensione di blocco, che è sull'asse verticale, vedete, quelli sono kilovolt, corrente in conduzione e frequenza di commutazione. Ok, allora, dunque, quello che vedete più o meno coincide con le cose che abbiamo detto, no? I MOSFET stanno qui sotto i 100 ampere, 1 kilovolt. Questo 1 kilovolt vuol dire 1 kilovolt e 2, perché tipicamente 1 kilovolt e 2 si trovano MOSFET con tensione di blocco di quel tipo. Quando aumenta la corrente e aumenta la tensione, si usano IGBT. IGBT hanno frequenze di commutazione elevate, ricordate, assomigliano a quelle in MOSFET, chiaramente un po' più basse, perché c'è anche la parte di accensione e spegnimento del bipolare, spegnimento del bipolare soprattutto, per cui si scende un po' indietro. Ancora più indietro, per livelli di corrente molto più elevati e tensioni ancora più grandi, ci sono i tiristori. GTO, quelli che si spengono da gate, e tiristori classici, diciamo quelli a spegnimento da parte del circuito esterno per i livelli massimi di tensioni e correnti. I bipolari sono spariti, notate, i bipolari stavano qui dentro. Quello che è successo, se facessimo il filmino, no, di questo grafico nel tempo, quello che vedremo essenzialmente è questa parte qui che cresce. GBT di fatto sono quelli che sono il componente che cresce di più e che progressivamente sta mangiando, ha mangiato il bipolare per applicazione potenza e sta comunque attaccando la parte dei tiristori. Di qua anche il MOSFET un po' si sta allargando, però diciamo che più su di un centinaio di ampere non ci si va. Quindi da questa parte il GPT è, come dire, abbastanza sicuro. Ecco, per gli GPT quali sono state le novità particolari? Ecco, questo è un grafico da Infineon, dove sono mostrate le generazioni successive di GBT dalla loro introduzione, in realtà dall'introduzione a parte di Infineon. GBT arriva negli anni 80, Infineon nel 90, Infineon all'epoca si chiamava ancora Siemens, nel 90 lo introduce come prima generazione, e poi adesso siamo alla generazione, non ci siamo ancora alla generazione 7. Questa deve ancora entrare, che è quella quella a carburo e silicio. Vedete, la cosa fondamentale è che nel tempo aumenta la densità di potenza, quindi kilowatt per centimetro quadro che il GPT è in grado di gestire, e aumenta la temperatura di funzionamento, temperatura dell'aggiunzione. Di fatto sta migliorando la capacità di dissipare potenza del transistore e sta riducendosi la dissipazione interna. Sono questi due aspetti che migliorano in modo significativo.
Il salto importante da generazione 6 a generazione 7 si ha con il cambio di materiale. Si passa da silicio a carburo di silicio e adesso cerchiamo di capire dove sono i vantaggi, perché questo vantaggio. E guardate, in pratica è tutto dovuto al fatto che il carburo di silicio è in grado di sopportare più facilmente frequenze, temperature di funzionamento più elevate. Quindi, potendo sopportare temperature di funzionamento più elevate, si può aumentare la densità di potenza. Ecco, questa è una tendenza attuale. L'introduzione del carburo di silicio al posto del silicio in diversi dispositivi a semiconduttore è già abbastanza avanzata. Le imprese che vi dicevo prima hanno tutte una linea in carburo di silicio ormai. In contemporanea, l'altra cosa che sta avvenendo è l'introduzione del nitruro di gallio come materiale per motivi più o meno simili. Questo è un A questo dedichiamo un po' di tempo oggi e voglio sottolineare il fatto che è un aspetto importante. Il motivo per cui dedichiamo una discreta quantità del corso ai dispositivi di potenza è legato al fatto che nell'elettronica di potenza la prestazione del dispositivo è fondamentale. Nell'elettronica di potenza il costo del dispositivo e la prestazione del dispositivo è quello che fortemente limita il costo e le prestazioni del sistema. All'incirca una buona metà del costo del costo di un sistema di potenza è rappresentato dai dispositivi, e questo fa sì che nell'uso del dispositivo e nella scelta dei dispositivi cioè, il progettista debba prestare particolare attenzione, perché se minimizza il numero di dispositivi riesce a minimizzare il costo, se minimizza i requisiti dei dispositivi in termini di tensione di blocco, corrente massima, riesce a minimizzare il costo. Quindi, rispetto alla progettazione con progettazione digitale particolare, ma anche rispetto alla progettazione analogica, in cui i transistori e i componenti attivi sono praticamente a costo nullo, no? In sostanza, nella progettazione digitale non ne parliamo proprio, però anche nella progettazione analogica, cioè, diciamo, pensare di aumentare la complessità buttando dentro un po' più di transistori, qualche circuito in più, di fatto non rappresenta un costo significativo. Nella progettazione di potenza rappresenta un aumento di costo elevato per il prodotto finale, e quindi è una cosa a cui si deve prestare particolare attenzione. L'altro aspetto è che l'innovazione nel campo dei dispositivi di potenza tradizionalmente ha cambiato totalmente le applicazioni attaccabili. Che cosa voglio dire? Guardando storicamente quello che è successo, quando si è cominciato a fare MOSFET di potenza, beh, solo a quel punto sono effettivamente diventati molto comuni gli alimentatori switching. Cioè, bisogna avere MOSFET di potenza per poter avere a disposizione, come dire, una tecnologia per attaccare un mercato nuovo. Quindi MOSFET di potenza rendono possibili a un costo ragionevole gli alimentatori switching, che adesso sono standard, sono dato di fatto, niente di speciale, ma sono stati abilitati dalla presenza di quei dispositivi. Come la diffusione enorme dei motori elettrici per una quantità come dire, notevole di applicazioni è di fatto abilitata dalla disponibilità degli IGBT, che gli IGBT consentono di avere, di poter avere un pilotaggio dei motori elettrici efficiente e relativamente semplice, e fanno sì che aumenti moltissimo la diffusione dei motori elettrici.
Stesso discorso, ci si aspetta, ancora la trasformazione non si è vista perché dal punto di vista delle quote di mercato sono ancora abbastanza piccole, dall'introduzione di questi materiali nuovi che vi dicevo, come carburo di silicio e nitruro di gallio. Carburo di silicio e nitruro di gallio consentono di aumentare molto l'efficienza di applicazioni, cioè di potenza con elevata frequenza di commutazione e quindi di ottenere amplificatori audio in classe D e alimentatori sia AC-DC sia DC-DC. Adesso vorrei fermarmi un po' sul perché questi dispositivi sono, come dire, sono così oggetto di attenzione e che vantaggi ci si aspetta dal punto di vista realistico. Allora, per capire la cosa, conviene fare una valutazione di questo tipo. Prendiamo diversi materiali e immaginiamo di utilizzarli per dei dispositivi di potenza unipolari. Ok? Quindi partiamo per esempio a considerare una giunzione PN che comunque è presente nei dispositivi di potenza e mi serve anche negli unipolari, mi serve per cercare di capire quant'è la tensione breakdown e valutiamo che relazione c'è tra la tensione breakdown e le caratteristiche del materiale. Ok? Allora, prendiamo un dispositivo di potenza, scusate, prendiamo una giunzione PN senza punch through. È il tipo che abbiamo analizzato la prima volta. Allora, ricordate, se consideriamo la regione meno drogata, no? La regione di deriva, e quindi assumiamo che tutto il potenziale cada nella regione di deriva, possiamo immaginare che il potenziale abbia un andamento parabolico, va bene? Abbiamo nella regione di deriva una situazione di svuotamento completo, d'accordo? Quindi V è la caduta la tensione applicata alla giunzione PN in inversa è la variazione del potenziale nella regione di deriva a questo punto, e W, questa qui, è la larghezza della regione di deriva, che chiaramente è della regione di svuotamento, che è tutta contenuta nella regione di deriva. Okay. Quindi perché, se vi ricordate, perché effettivamente la giunzione sia senza punch through, bisogna che lo spessore della regione di deriva, che hanno chiamato D la prima volta, sia maggiore della regione di svuotamento. Allora, la valutazione della tensione breakdown, com'è che si fa? Si va a vedere quant'è il campo massimo. Il campo massimo chiaramente si ha in corrispondenza della giunzione e il campo dipende dalla profondità della regione di deriva in virtù di questa relazione. Ricordate, questa relazione che deriva semplicemente dal teorema di Gauss, quindi QND per W, che è la carica complessivamente contenuta, carica netta contenuta nella regione di svuotamento, diviso Epsilon, che è il prodotto di epsilon 0 e epsilon s, epsilon r, che okay, questo è l'epsilon relativo per la permittività dielettrica del vuoto. Allora, questo conto l'abbiamo già fatto insieme, giusto? Scorro abbastanza rapidamente. La caduta di potenziale nella regione di deriva, vediamo un po' se funziona almeno il. No. Laser pointer, ah, ok, funziona. La caduta di potenziale nella regione di deriva è fatta in questo modo, no? È un mezzo per Q per ND diviso epsilon per W al quadrato. Ricordate, in pratica abbiamo trovato che era uguale al campo in superficie, al campo alla giunzione per la regione di svuotamento diviso 2. Ok? Questo l'abbiamo visto insieme. Allora, questa relazione ce l'ha
ricordiamo, e ci ricordiamo anche questo, che vedete in pratica se scrivo 2v per qnd diviso epsilon, trovo il campo al quadrato. Guardate, basta che prendo questa, moltiplichi per 2 per qnd e divida per epsilon, mi viene questo qua al quadrato. Quindi io devo tenere presente questa espressione e questa espressione. Allora, adesso che ragionamento faccio? Dico, vabbè, immaginiamo di essere al punto di breakdown. Va bene? Al punto di breakdown che cosa succederà? Succederà che il campo massimo, questo qui, sarà uguale al campo di breakdown del materiale e corrispondentemente la caduta di tensione sarà esattamente la tensione di breakdown della giunzione. D'accordo? Quindi per trovare queste relazioni valide in corrispondenza del breakdown devo semplicemente sostituire al posto di E. Mettere il campo di breakdown, allora questa W sarà la larghezza della zona di svuotamento a breakdown, e poi qui questo campo di breakdown, quando qua metto il campo di breakdown, questa V corrispondenza sarà la tensione di breakdown in quella nella medesima situazione, cioè la caduta di tensione quando si ha breakdown. Allora faccio questa cosa, quindi copio questa espressione e questa espressione in condizioni di breakdown, ed è questa l'espressione che trovo. Vedete, in pratica ho che 2VBD è uguale a W per EBD, d'accordo? E questa W con questa sostituzione diventa il valore della zona di svuotamento in corrispondenza del breakdown, e poi trovo quest'altra relazione, cioè quella che avevo scritto prima, dove sostituisco al posto del campo il campo di breakdown e al posto della caduta di tensione la caduta di tensione al breakdown. Va bene? Perché mi servono queste due relazioni? Perché vedete, queste due relazioni mi consentono di ottenere in funzione di queste due quantità la larghezza della zona di svuotamento e in funzione delle stesse due quantità il drogaggio. Quindi, che cosa mi dicono? Mi dicono quant'è la larghezza della zona di svuotamento e il drogaggio per quel campo di breakdown e quella tensione di breakdown. Perché questo è importante? Perché dal punto di vista di realizzare il dispositivo, la tensione di breakdown è una specifica. D'accordo? Cioè, mi si dice voglio una giunzione PN con una tensione di breakdown di 1200 volt. Quindi io ho la VBD nota in condizioni normali, d'accordo? Il campo di breakdown è una proprietà del materiale, quindi è nota, e quindi questo mi dice: guarda, se tu vuoi fare con quel materiale questa tensione breakdown, ti serve devi immaginare di avere una zona di svuotamento almeno grande W, quindi lo spessore della regione di deriva deve essere più grande di questo valore, d'accordo? Quindi questo, in sostanza, questo mi dice. Questa espressione mi dà un limite inferiore allo spessore della regione di deriva. Va bene? Lo stesso, l'espressione sotto mi dice quanto devo fare il drogaggio per avere quella tensione breakdown, che vuol dire che è un limite superiore al drogaggio di fatto, no? Se faccio il drogaggio più piccolo di questo valore, la tensione breakdown mi verrà più alta. Quindi io qua ho due vincoli, un vincolo sullo spessore della regione di deriva, la prima espressione, e dalla seconda espressione ho un vincolo sul drogaggio massimo. D'accordo? Allora, dove voglio andare adesso? Una volta fissato drogaggio e spessore della regione di deriva, di fatto abbiamo fissato la resistenza in conduzione. Perché se il dispositivo supponiamo che il dispositivo sia unipolare, quindi non ci sia modulazione della conduttività, allora la concentrazione di elettroni in regione di deriva sarà uguale al drogaggio nella regione di deriva, e quindi posso calcolare la resistenza della regione di deriva, che di fatto è il grosso della resistenza. D'accordo?
perché la regione deriva, come vi ricordate, è quella più spessa. Allora, come faccio? Scrivo la legge di Ohm, vedete, R on uguale alla lunghezza della regione deriva, che è W, almeno W, poi magari può essere un pochino più alto, ma diciamo, mettiamoci in condizioni ottimali, esattamente W. L'area, la sezione, va bene, che sta al denominatore, e poi c'è la resistività. Ok, la resistività che cosa è uguale? È uguale a 1 sulla conduttività e la conduttività a questa espressione è uguale alla mobilità per Q per la concentrazione di carica mobile, che è N in questo caso. Allora, io che cosa faccio in questa operazione? Al posto di N sostituisco ND perché sto facendo l'ipotesi di essere in un FET in cui in pratica alla fine poi ho una giunzione PN ma senza modulazione di conduttività. D'accordo? Quindi qua ci metto ND e poi che cosa faccio? Al posto di W sostituisco l'espressione che ho trovato prima, al posto di ND sostituisco l'espressione che ho trovato prima. Va bene? Ci siamo. Che cosa avviene? Guardate, chiaramente mi viene un VBD al quadrato e mobilità ed epsilon stanno a denominatore e anche a denominatore mi viene un campo di breakdown al cubo. Questo non l'avevamo scritto in questo modo, qualcosa però di questo avevamo già visto. Per esempio, avevamo visto che la tensione di breakdown era legata alla resistenza in conduzione da questa relazione quadratica. Quindi, se io voglio raddoppiare la tensione di breakdown, aumento di 4 volte l'R on. Questo l'avevamo già visto, no? E questo chiaramente è uno dei motivi per cui è importante sempre utilizzare la minima tensione di breakdown che posso utilizzare per l'applicazione, perché di fatto, a parità di altre condizioni, se uso la minima tensione di breakdown riduco la R on il più possibile, quindi riduco la dissipazione dell'interruttore. Questo fa sì che si riduca da un lato si aumenti l'efficienza del convertitore, se sto facendo un convertitore per esempio, no? Ma più che quello, la cosa fondamentale è che l'aumento dell'efficienza del convertitore fa sì che, cioè la riduzione della dissipazione nel switch fa sì che il riscaldamento dell'interruttore sia più basso, la produzione di calore sia più bassa e quindi la dissipazione di calore sia più facile. E la dissipazione di calore è una cosa che incide molto sul costo del package, del dispositivo, del sistema. Per cui questo è il motivo per cui mi conviene sempre portarmi verso l'uso della minima VBD che posso utilizzare. Questo è un motivo. Il secondo motivo è il fatto che costa meno il dispositivo stesso con VBD minore. Bene, allora, questo l'abbiamo già visto. Dal punto di vista del materiale, però, vedete cos'è che cambia. Se la VBD è nota, è fissata, imposta dal sistema, una specifica, viene abbastanza evidente che se uso un materiale con un campo di breakdown più elevato, riesco a ridurre di molto l'R on. Se uso un materiale con una mobilità più elevata, riesco a ridurre di molto l'R on, anche se il materiale ha una epsilon più elevata. D'accordo? Quindi, questo ci porta a dire che questo denominatore, di fatto, mu per epsilon per ebd, è una quantità che mi dice quanto è buono il materiale per realizzare applicazioni di potenza. In particolare in questo caso in assenza di modulazione della conduttività. Quindi più è alto questa quantità, che è una proprietà esclusiva del materiale, a parità di VBD minore sarà l'R on. Okay. Oh, allora, questo denominatore si chiama cifra di è un fattore di merito del materiale. È stato introdotto da Baliga, lo stesso che ha inventato gli IGBT, a volte si chiama anche quindi cifra di merito di Baliga o fattore di Baliga, ed è interessante utilizzarlo per andare a vedere quei materiali che vi ho nominato prima, come si comportano rispetto al silicio. Ok?
Allora, sì, questo è quello che vi ho detto. Quindi questa cifra di merito è mu per epsilon per EBD al cubo. Allora, guardate, la tabella. Questa tabella fa vedere in pratica quei materiali, e anche anche l'arsenuro di gallio. Quindi ho silicio, carburo di silicio, nitro di gallio e arsenuro di gallio. Allora, guardate la cosa. Cosa impressionante è il campo elettrico di breakdown. E praticamente il campo elettrico di breakdown del carburo di silicio e del nitro di gallio sono circa un fattore 10 maggiore di quelli del silicio. Anche l'arsenuro di gallio c'è leggermente più alto. Oh, dal punto di vista fisico, tutto è dovuto al fatto che, beh, insomma, in sostanza in ordine crescente questi materiali hanno gap crescente, gap di energia crescente. Tenete presente il nitro di gallio ha un gap che è quasi 4 elettron volt, il silicio sapete ha un gap che è 1,1, l'arsenio di gallio ha 1,4, il carburo di silicio dipende dal tipo di lega, sono diverse configurazioni. Però i gap sono crescenti. Per quale motivo a gap crescente corrisponde un campo di breakdown crescente? In sostanza, che cosa rappresenta l'energia del gap? Rappresenta la differenza di energia tra l'elettrone in banda di valenza, che è un elettrone legato, all'elettrone in banda di conduzione, che è un elettrone libero. Quindi in sostanza rappresenta l'energia che ci vuole per liberare l'elettrone. Il breakdown in questo caso varrebbe anche per l'altro tipo di breakdown, ma insomma in questo caso il breakdown è un breakdown per ionizzazione da impatto. Chiaramente quindi ionizzazione da impatto vuol dire meccanismo di moltiplicazione a valanga, va bene? Perché le due cose sono legate? Vi ricordate com'è che avviene la moltiplicazione a valanga o la ionizzazione da impatto? Un elettrone accelerato colpisce un atomo del reticolo in vibrazione e colpendo fornisce a un elettrone legato energia sufficiente per che si possa liberare. Quindi più alta è l'energia che serve perché si possa liberare, cioè più alto è il gap, più forte deve essere l'energia che ha l'elettrone durante l'impatto e quindi più alto deve essere il campo elettrico che accelera l'elettrone. D'accordo? Per cui gap più grande corrisponde tipicamente a campo di breakdown più elevato. Ok? Quindi questo è il fattore principale e vedete è quello che fa il grosso, perché quando avete tra nitro di gallio e silicio un fattore 10 nel campo di breakdown, vuol dire che avete un fattore 1000 di cifra di merito, solo dovuto alla tensione breakdown. Solo quello vorrebbe dire a parità di tensione breakdown una resistenza serie 1000 volte più piccola. E quello vuol dire a parità di corrente on una dissipazione 1000 volte più piccola. Ok? Chiaramente in condizioni ideali ci sono tanti altri fattori che contano, però quello è un fattore dominante. In realtà non va male la cosa neanche per gli altri casi, perché vedete la mobilità tutto sommato tiene, no? Il gallio e il carburo di silicio più o meno non è troppo diversa da quella del silicio. Si tratta di mobilità bulk, quindi non superficiale. Quindi questo 1350 è il silicio, è la mobilità nel bulk. In superficie in realtà è un po' più piccola, non so, questi sono valori di targa, diciamo, del materiale. La costante elettrica più o meno è quella, non cambia tanto, quindi alla fine il grosso dell'effetto è dovuto effettivamente al campo elettrico. Quest'ultima riga è la riga conclusiva, che cos'è? È la cifra di merito normalizzata rispetto a quella del silicio. Quindi cioè dividendo la cifra di merito del materiale per quella del silicio. D'accordo? Per cui viene 1 per il silicio, ovviamente, per questa normalizzazione. E per gli altri materiali chiaramente viene crescente, in particolare per il nitro di gallio viene circa 500.
Quindi vedete, i 1000 vengono ottenuti da campo elettrico e poi col resto si perde un pochino, ma insomma il fattore è circa 500. Ok, questa tabella rappresenta uno dei motivi per il forte interesse per questi altri materiali. Il carbonio di silicio è un elemento, una lega del quarto gruppo, no? Carbonio e silicio sono tutti e due nel quarto gruppo. Il nitrato di gallio è un materiale 3,5. Okay, gallio è il terzo gruppo. L'azoto è nel quinto gruppo. No, sbagliato. Sì, ho detto bene. Va bene. Allora, c'è un altro fattore che è importante, che in qualche modo è legato, però ha senso sottolinearlo. Vabbè, queste sono altri parametri confrontati tra i materiali. Sono parametri di natura termica. Io prima avevo detto, avevo accennato a carburo di silicio negli IGBT perché il carburo di silicio regge temperature di funzionamento più elevate, no? Quindi è un motivo diverso da quello che vi ho detto ora. Quello che vi ho detto ora è che dissipa meno, ma in realtà regge anche temperature di funzionamento più elevate, e questo è legato di nuovo al band gap. Vedete, quelli sono i band gap, ora sono messi in modo esplicito. 1,12, 1,1, insomma quello del silicio che conoscete, 3,4, 3,4 quello del nitrato di gallio. Per valutare l'aspetto termico è importante considerare anche la conduttività termica del materiale, che si misura in watt su centimetro Kelvin, ok? E l'altro fattore da considerare la massima temperatura di funzionamento. Quella che cos'è? È la massima temperatura di funzionamento della giunzione. Ma voi sapete che tipicamente per il silicio è 150 gradi. Okay? Da che cosa viene determinata la massima temperatura di funzionamento della giunzione? In generale viene determinata è una cosa che dipende dal termine N quadro. N quadro è il prodotto P per N, no? Quindi diciamo, il quadrato della concentrazione intrinseca di portatori nel materiale, che è un fattore che dipende dal gap e dalla temperatura. Ora io qui non riesco a scrivere, quindi scrivo. Allora, se voi andate a scrivere N quadro per un materiale, ha una cosa del genere, cioè una costante di proporzionalità, la quale dipende anch'essa dalla temperatura, con una potenza tipicamente di un 3 mezzi, tutti alla 3 mezzi, ma la parte importante è che c'è un esponenziale, quella parte che conta di più, in cui c'è qua meno G diviso KT. D'accordo? Quello dal punto di vista della dipendenza dalla temperatura è di sicuro il fattore più grande. Chiaramente quando aumenta la temperatura si riduce il valore l'argomento dell'esponenziale, e l'argomento rimane negativo, quindi vuol dire che l'esponenziale cresce e aumenta n quadro. Allora, che cosa succede in pratica? All'aumentare la temperatura aumenta n quadro, di fatto vuol dire che aumentano i minoritari, che i maggioritari sono determinati dai drogaggi, e quindi la corrente di perdita, di leakage, no? In inversa della giunzione PN diventa eccessiva, per cui ci si ferma. In un transistore, in un diodo in silicio, tipicamente a 150 gradi. Se però il gap è maggiore, lo vedete, e N quadro viene, a parità di temperatura viene nettamente più piccolo, e quindi si può sostenere una temperatura di funzionamento nettamente superiore. In realtà all'incirca vedete che torna più o meno in modo simile. Vi ho dato l'elemento principale, non è l'unico fattore, ma insomma è grosso. Vedete, in pratica che succede? Se mi porto da 1,12 a 3,4, la temperatura massima di funzionamento della giunzione va da 150 a circa 3 volte, a circa 400.
D'accordo. Nel carbone di silicio va anche più su, ma c'è un altro motivo che adesso non tocchiamo. Tra l'altro è abbastanza come dire, discusso, dipende fortemente dal tipo di carburo di silicio. Però quell'effetto è un effetto importante. Perché è importante? Perché se posso portare la temperatura di disgiunzione più alta, vuol dire che posso, a parità di potenza dissipata, avere una resistenza termica più alta verso l'esterno e quindi realizzare un package più semplice. D'accordo? Quindi semplifica molto la realizzazione del package. Il volume di un sistema di potenza tipicamente viene determinato dalla necessità di dissipare calore. Se il dispositivo dissipa, cioè può reggere una temperatura di funzionamento più elevata, io posso fare il sistema più piccolo. D'accordo? Quindi ci sono due aspetti: una dissipazione minore nell'interruttore e poi una capacità dell'interruttore di funzionare a temperature più elevate. Okay? Quindi sono due fattori che entrambi spingono verso l'uso di questi materiali. Il problema qual è? E sono difficili, sono materiali difficili da realizzare e soprattutto sono difficili da realizzare con la qualità con cui si realizza il silicio. Diversi motivi. Il motivo principale è chiaramente l'investimento sul silicio è stato particolarmente elevato negli anni, quindi la tecnologia ha raggiunto un livello di maturità, come dire, inarrivabile. I costi sono scesi in modo significativo per realizzare, per esempio, dei lingotti di silicio di qualità elevata. E chiaramente per questi altri materiali nuovi non ci sono i volumi e non c'è l'integrale degli investimenti tali per ottenere materiali di qualità simile a quelli del silicio. Attualmente una cosa che si cerca di fare, proprio per cercare di sfruttare la maturità tecnologica del silicio, è realizzare dispositivi in carburo di silicio e in nitruro di gallio su silicio, su substrato di silicio, in modo da sfruttare, come dire, il più possibile tecnologie del silicio, quantomeno per la realizzazione dei lingotti, per i wafer e alcuni passi di processo anche. D'accordo? Quindi effettivamente c'è una sfida grande dal punto di vista dei materiali. Quali sono i dispositivi tipici che si usano? Per esempio, per il carburo di silicio sono già disponibili in catalogo diodi, JFET e qualche MOSFET. Questo che vi faccio vedere adesso è un JFET di Infineon fatto in carburo di silicio. Dunque, ho detto qualche MOSFET perché viene male l'ossido sul carburo di silicio. Cioè, di fatto la crescita dell'ossido sul carburo di silicio tipicamente dà un ossido con difetti, per cui diciamo, la cosa dà luogo a significativi problemi di affidabilità, un po' di perdite, eccetera. Per cui, diciamo, questo fa perdere in prestazioni rispetto a quei vantaggi potenziali che vi facevo vedere prima. Sui JFET in realtà non ci sono gli ossidi e quindi la cosa è per questo motivo i JFET sono diffusi. Stesso discorso vale per i diodi. Si vede abbastanza bene, questo è un JFET verticale, la parte celeste è la regione di deriva nemmeno, che mi dà in pratica l'occasione di avere la caduta potenziale, e poi come dire, il JFET vero e proprio è quel canale in alto, questo qua. Quindi è un po' diverso dal JFET di principio che avete visto probabilmente a dispositivi. Avete visto il JFET a dispositivi elettronici? L'ultima domanda. Ok, va bene, no, okay, cosa molto semplice. Questo è il contatto di source, è un FET, quindi questo è il contatto di source, sotto c'è il contatto di link. I JFET ora sono solo JFET di potenza, i JFET di segnale non esistono da tanto. In catalogo si trovano JFET di potenza perché
e pochi anche. Nel caso del carbone silicio si trovano perché il MOSFET si fa male, essenzialmente. Com'è che funziona? Vedete, in pratica c'è questo canale da drain a source che è disponibile, è un canale a basso drogaggio, ma è effettivamente disponibile. Vedete, si obbliga la carica a fare questo percorso qui. Percorso verticale ci serve per reggere la tensione di blocco, no? Per riuscire ad avere la caduta di potenziale. Il GFET vero e proprio è questo, c'è cioè questo canale, e questo canale viene chiuso se applico una tensione negativa sul gate. Perché se applico una tensione negativa sul gate, aumenta la regione di svuotamento tra zona P e zona N. La regione di svuotamento in sostanza penetra tutta nella zona meno drogata, che è la zona N, e strozza il canale. Okay, quindi chiaramente funziona in modo opposto al MOSFET a inversione, nel senso che tensione gate nulla, il canale è presente. Se applico una tensione gate negativa, a un certo punto strozzo il canale. La tensione che chiude il canale si chiama tensione pinch off nel caso del JFET. Però il meccanismo, come dire, è analogo a quello del MOSFET. Dal punto di vista pratico, l'unica cosa è che in un JFET, come si dice, normally on, cioè se metto una tensione zero sul gate, il JFET conduce. Questo è importante per l'applicazione di potenza, perché normally che cosa vuol dire? Quando spengo tutto, se il driver del gate non funziona e la tensione va a zero, il dispositivo è acceso o spento e il JFET è acceso, conduce. Il MOSFET tipicamente ha una tensione di soglia positiva, MOSFET a canale N, e quindi è spento. Questo ha dei riflessi dal punto di vista della sicurezza del circuito, no? In caso malfunzionamento, se si rompe il driver, quantomeno il MOSFET apre il circuito. Okay? Il JFET no. Qui, in generale, quindi non è massimo del dispositivo per queste cose. La parte P più sotto viene fatta per obbligare a fare questo percorso, no? Avendo messo una regione P+ intorno al source, il drain è a tensione più alta, quindi tra P+ ed N c'è la regione di svuotamento, e quindi il percorso che deve fare la carica, la corrente, immaginate, per andare da drain verso source, in realtà sono gli elettroni che viaggiano, ma insomma, tanto per seguire il percorso della corrente, deve essere per forza seguire quell'ansia e quindi passare attraverso il canale e quindi il controllo del gate. D'accordo? Quindi, come vedete, non c'è un oxido da nessuna parte. L'isolamento viene fatto soltanto da aggiunzioni PN, per cui anche non ho bisogno di avere un ossido di qualità elevata. Quello è diciamo, è la cosa che tiene in vita in catalogo i JFET. Il drogaggio, cioè il P+, il P ed N, li faccio con solo uno dei due materiali? Di che essendo composti il materiale? No, si fa no, i drogaggi sono. No, dunque, carburo di silicio, Ah no, dunque, il perché carburo di se silicio parlate del è quarto 4 e 4 gruppo. gruppo, quindi il drogaggio si fa come si fa col silicio più o meno, cioè, stesso boro e fosforo normalmente. Comunque in generale nei materiali del gruppo 3-5 i drogaggi sono sempre difficili e va scelto il materiale in base a dove sostituisce. Nel senso che se faccio, per esempio, nel caso di arsenio di gallio, ok? Il gallio è del terzo gruppo, l'arsenica è del quinto gruppo. Il silicio cosa fa quando se lo diffondo l'arsenio di gallio? Sappiamo che il silicio si comporta da impurezza sostituzionale del gallio, no? E quindi di fatto mi fa da drogante N. Però dipende da dove va, e dipende insomma, in sostanza un po' dalla chimica del processo, non si può dire a priori. In questo caso invece è facile, si fa col drogaggio del silicio. Il nitruro di gallio viene adoperato tipicamente in questa configurazione. Chiaramente, i disegni poi ve li lascio tutti, stavolta veniva male farli direttamente, però li trovate anche dagli anni precedenti, insomma chiaramente lascio anche questa. Allora, come è fatto? È abbastanza diverso dal solito dispositivo che abbiamo visto. Innanzitutto viene fatto tutto planare ed è tipicamente realizzato in questo modo. C'è un substrato di silicio. Questo è un processo Ganon silicon. Vabbè, quindi nitruro di gallio. Sapete che in chimica si deve dire GaN, ok?
io questa cosa la devo sottolineare perché sappiate che è un errore, ma si fa. La formula chimica dell'arsenio di gallio è GaAs, così si studia e così si dice. Praticamente, di fatto, un po' seguendo gli americani, si dice spesso GAN, gas, algas, eccetera, anche perché si leggono più velocemente i composti. Okay, però sappiate che non è nel modo perfettamente corretto di leggere la formula chimica. Allora, c'è il substrato di silicio, quindi si parte da una fetta di silicio, poi c'è questa serie di transition layers. A che cosa serve? Alla fine dobbiamo deporre degli strati di nitruro di gallio o di nitruro di gallio e alluminio che hanno una costante. Un reticolo differente dal silicio, in particolare è differente il passo del cristallo, d'accordo? Per cui non si può deporre direttamente subito, altrimenti si hanno dislocazioni del cristallo no notevoli e difetti pesanti. Allora, che cosa succede? C'è una serie di strati di transizione che vengono cresciuti che servono come dire, a fare da cuscinetto. A accomodare il materiale, no? Tra il reticolo del silicio e il reticolo del nitrito di gallio, facendo in modo quindi progressivamente di passare dal reticolo del silicio al reticolo del nitrito di gallio e cercando di lasciare le dislocazioni il più possibile in basso in modo da avere degli strati buoni sopra. D'accordo? Questo è quello che si fa. Sono ricette particolari, a volte viene fatta una lega in cui progressivamente la concentrazione di nitro di gallio cresce e quella di silicio si riduce, oppure si fa quello che si chiama specie di superreticolo, in cui si fanno strati di silicio e nitro di gallio uno sopra l'altro, molto sottili, fino ad arrivare al nitro di gallio. Ma insomma, questa è una ricetta custodita gelosamente da tutte le fonderie. Chiunque fa il nitro di gallio non dice mai come fa il transition layer. Questo, diciamo, sono tutti segreti industriali e non si riescono a conoscere. E sopra il nitruro di gallio si fa, e questa è una parte particolarmente interessante del materiale, c'è uno strato di nitruro di gallio e alluminio, vedete? Quello giallo. Allora, il nitruro di gallio e alluminio è un'altra lega. L'alluminio e il gallio sono entrambi del terzo gruppo, quindi è una lega in cui le posizioni del gruppo 3 sono, come dire, alternate tra alluminio e gallio, ha un gap più elevato. Quindi in pratica quella mi fa quasi da ossido, il nitruro di gallio e alluminio. La cosa particolarmente interessante è che il nitruro di gallio e alluminio è un materiale piezoelettrico, d'accordo? Per cui nel momento in cui viene depositato, a causa della differenza di costante reticolare rispetto allo strato di nitruro di gallio che c'è sotto, si crea un campo elettrico nel nitruro di gallio e alluminio, per cui che è orientato verso l'alto, cioè si crea su questa superficie una carica positiva e sulla superficie superiore una carica negativa. D'accordo? Quindi sapete, il materiale piezoelettrico, se soggetta a una certa pressione, tra due facce del materiale si induce una polarizzazione, per cui una carica positiva da una parte e negativa dall'altra. È una carica fissa, non è mobile. Però che cosa fa? La carica positiva che viene indotta qui attira gli elettroni e forma gas bidimensionale. Praticamente si comporta come un drogaggio, d'accordo? Ed è un drogaggio particolarmente interessante perché è un drogaggio senza impurezze. Per cui è un drogaggio che non riduce la mobilità intrinseca del materiale. Si riesce ad avere qua, questo che è indicato come 2DEG, 2DEG sta per Two Dimensional Electron Gas, quindi un gas bidimensionale di elettroni, un canale che è disponibile in assenza di droganti. Ora, la cosa mi è particolarmente comoda, perché non ci sono i droganti che chiaramente riducono la mobilità. E poi l'interfaccia nitro di gallio, nitro di gallio alluminio viene tipicamente particolarmente liscia. I materiali sono molto simili e sono tutti e due cristallini, viene tipicamente meglio di come viene quella silicio o silicio, per dire.
Per cui abbiamo un'interfaccia liscia, quindi poco urti alla superficie, poco rugosa alla superficie, ma contemporaneamente pochi non nessuna impurezza, quindi viene una mobilità elevata. Ok, a questo punto il tutto si comporta come un l'Ligand si comporta più o meno come un ossido, non è un ossido particolarmente buono perché non è alta la barriera, quindi viene circa 0,2-0,3 elettrovolt, quindi si mette un dielettrico sopra e poi si fa il gate e poi a sinistra e a destra si fa il source e sotto il source si droga in modo da contattare il gas bidimensionale sotto. Quindi avete fatto un FET planare. D'accordo? La caduta di tensione tra drain e source essenzialmente cade in questa distanza tra gate e drain, quindi stavolta il dispositivo non è verticale, il campo elettrico viene a essere alto in situazione di blocco qua tra gate e drain, d'accordo? Per cui la distanza, ora questo non è scala, tipicamente in condizioni normali la distanza tra gate e drain viene fatta particolarmente più alta, che può essere qualche decina di micron o di più, perché deve reggere una caduta potenziale significativa. Si fanno così 1200 volt, 600 volt, ora ultimamente anche 100 volt. Qui ecco, è veramente complicato come dispositivo, anche perché vedete, nel mio dispositivo verticale il vantaggio è che il campo elettrico è uniforme, il dispositivo ha una simmetria tale per cui posso immaginare le linee di forza e il campo elettrico che vanno tutte parallele. In questo caso i dispositivi a strati sopra ci sono strati di passivazione, quindi come sono fatte le linee di forza in condizioni di blocco? Non lo so, c'è tutta l'ingegneria di questa regione utilizzando strati di materiali con costanti elettriche diverse per cercare di rendere il campo elettrico più uniforme possibile in quella zona. È un aspetto particolarmente complicato. Quindi si sfrutta il fatto che il litro di gallio e alluminio sia piezoelettrico per non avere drogaggio e quindi avere alta mobilità. Il dispositivo è laterale. Dal punto di vista del vantaggio grosso, il dispositivo laterale ha capacità tra gate e drain minori del dispositivo verticale, e questo è importante perché mi consente di avere frequenze di switching più elevate. Ok? Il campo, ci sono campi elevati in alto, questo può essere complicato. L'altra cosa che è delicata è che questa è normally on, come JFET. Vi ricordate, perché come vi dicevo il drogaggio e la piezoelettricità dei nitrogeni di gallio fa sì che il canale sia presente dall'inizio e quindi col gate si possa soltanto svuotare, d'accordo? Questo vuol dire che mi viene una tensione soglia negativa con quell'aspetto delicato dal punto di vista dell'affidabilità che la cosa comporta. Ok? Sì? Non mi è ben chiaro dove passa la cosa. Qui c'è un contatto, qui viene fatto un drogaggio profondo perché il drain contatta il gas bidimensionale e anche il source contatta il gas bidimensionale. E non ve lo posso disegnare, ma è di fatto viene fatto un drogaggio qua sotto. Qua. Come per gli Hampton, per i dispositivi insomma, 3.5 in generale. Ora, questa cosa del normal ion è critica e infatti gran parte della ricerca adesso è per avere dispositivi normal off. Allora, sul mercato si trovano già questi, si trovano essenzialmente due produttori, un produttore relativamente piccolo che si chiama IPC, IRF è un produttore grande, International Rectifier, probabilmente avete già sentito, un produttore come storico di dispositivi discreti, è stato comprato da Infineon un anno fa, quindi tecnologia è appena passata a Infineon, che attualmente sta sviluppando una propria tecnologia. E dunque, vediamo un po' dove siamo, siamo più o meno alla fine. Va bene, vediamo un po' se c'è una cosa importante a far vedere adesso. Ah, più o meno
più o meno, ecco, concludo con questo. Allora, io cosa vi ho raccontato? Vi ho raccontato il potenziale del materiale, perché viene studiato così tanto, e vi ho accennato al tipo di dispositivi che si possono fare e qual è il mercato. Il mercato è attualmente molto piccolo, esiste un po' di più per il carburo di silicio, è veramente minuscolo ancora per il nitrato di gallio, è una diciamo, la sensazione di molti è che siamo nella parte, quindi, dell'esponenziale che sta per partire, perché poi le potenzialità sono forti. Questi sono alcuni risultati attuali, è quello che ci si aspetta. Vedete, questa è la parità di tensione breakdown, 600 volt, che è un punto commercialmente importante per tutte le applicazioni in bassa tensione, 220 e simili. Il blocco di 600 volt è la cosa tipica. E c'è un grafico della radiazione, l'evoluzione che c'è stata. Allora, quel tratto sopra sono i MOSFET. Ok, diciamo, la tecnologia, questa è Infineon in realtà, se non sbaglio, Infineon, la linea di MOSFET a supergiunzione, si chiama Cool MOS, quella supergiunzione sono quelli che riescono a essere drogati un po' di più, quindi avere una radiazione minima, parità di tensione breakdown. Vedete, tutto sommato, diverse generazioni riducono in modo significativo la resistenza ai radiazioni. La scala è logaritmica, no? Quindi la riduzione è significativa. Questi sono i punti del carburo di silicio e del nitro di gallio, questi sono i punti veri attuali, e che il carburo di silicio nel nitro di gallio si spera di poter andare nettamente più in basso. Ok? Va bene. No, noi in questo momento stiamo collaborando con Infineon, con ST, per il nitro di gallio e il carburo di silicio, perché il problema grosso qua sono problemi di affidabilità, e soprattutto le piccole trappole e correnti perdita che diciamo non consentono di sfruttare tutto il potenziale che i materiali hanno. Per cui quello che sta succedendo attualmente è che, come dire, in virtù di questi, a causa di questi problemi di affidabilità, le dimensioni dei dispositivi sono dimensioni che consentirebbero di avere una tensione di breakdown molto più elevata di quelle per cui vengono venduti. Ma proprio perché l'affidabilità è ridotta, si mettono in commercio dispositivi che hanno ragionevolmente tensioni di breakdown più alte di quelle per cui vengono garantiti. Per cui effettivamente margini di miglioramento ce ne sono tanti. Va bene, ci fermiamo così per oggi. Allora, noi ci vediamo. Allora, come oggi è mercoledì, lunedì avete lezione col prof Bagnoli, e martedì e mercoledì ci sono io. Ok, grazie.